Buongiorno a tutti amici YouTube, sono le molto presto, 4:30, e ci stiamo preparando per io e la zavorrina per fare questo evento qui, ovvero la 6:70 organizzata dal gruppo Biker Torino e dintorni. Adesso ci prepariamo, ci siamo appena svegliati e andiamo a caricare le borse sulla moto e poi si parte. Bene, eccoci qua con tutti i partecipanti, siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 moto. Lui è Giappu Big Boss, lui è il nano Dani, e là c'è Mauro, sempre di Biker Torino e dintorni. Adesso andiamo a fare colazione. Ci vedo tribolanti stamattina, eh? Bene, abbiamo dormito tutti 3-4 ore. Sali, amore. Ma non credo che avrei fatto tutto sto baradan di giro da solo, eh. E via, andiamo a fare colazione. Bene ragazzi, cos'è la 670? Ciao Zavorrina. La 670 è un giro organizzato dal gruppo Biker Torino e dintorni che fa 670 km. In realtà non sono 670 km, sono un po' meno. Allora disiscritto e dislike. Ok, folle trovata. Costerà di 5 tappe, ognuna di circa 100 km, e il percorso è tra il Piemonte e la Liguria con destinazione finale Sanremo. Ci saranno quindi diversi video perché saranno tipo 550 km. Sali pure Zavorrina e smontare di nuovo il bauletto e riaprire per lui. Non abbiamo il bauletto, c'è la borsa con la cerniera che può aprire chiunque, guarda. Tac, grazie. E quindi la novità è che ci saranno anche video con la Zavorrina perché anche lei è microfonata. Magari evitiamo di cadere da fermi. E telecamerata. Partiamo. Prima tappa ci vede andare con destinazione Acqui Terme. Acqui Terme. Tra i tanti problemi della vita c'è il fatto che io, siccome sono furbo, ho messo la visiera specchiata, che devo essere onesto è molto molto bella, solo che di notte è molto poco pratica perché non si vede niente. E quindi sto viaggiando con la visiera aperta, oltre al fatto che fa un freddo cane perché ho anche la giacca estiva, mi sta arrivando talmente tanta aria che non vedo più niente praticamente. Bene, bene, iniziamo benissimo. Facciamoci queste due curvine con tanto di dossi. La strada non è granché, però qui le cose iniziano a farsi molto interessanti perché la strada inizia a curvare tanto. Questi sono altri del gruppo di Biker Torino e dintorni che adesso superiamo. Molto bene. Siamo alle prime luci dell'alba e siamo su uno dei colli che attraversano il Tanaro, il fiume. Adesso qui le cose iniziano a farsi abbastanza interessanti, ma non c'è ancora abbastanza luce affinché io possa mettere la visiera, quindi mi sto beccando tutta l'aria fredda possibile e immaginabile. Vedersi l'alba comunque è sempre uno spettacolo. Vabbè, mancano 10 km. Mi avete fatto preoccupare! Mi avete fatto preoccupare perché ho visto i fermi e ho detto che qualcuno ha tirato dritto. No, c'era troppo saldo. No, no, ma infatti anche a lei ho detto, guarda che figo il sole che sta sorgendo.
No, bello bello. Abbiamo sbagliato strada e siamo dovuti ritornare indietro. Vabbè, mica bellissimo tutta, sembra un lago. Bello bello. Com'è? Mica l'ho sentito il freddo, lo sai? Eh beh, anch'io, Com'è? Bene, bene. Non fa freddo. Sì, ce ne siamo accorti, con la giacca estiva non è proprio il massimo. Allora, siccome in camera sudavo, non mi veniva mai in mente di mettermi sotto giacca. Giusto. Giusto così. Dai, facciamo questi ultimi 8 km. Bene ragazzi, mancano solo più 5 km. Quello davanti a noi è Dani e dietro c'è Ametista. Fa un freddo boia. Finalmente c'è sufficiente sole per usare la visiera, così non devo più soffrire. A few inches later. Mamma mia amore, ma perché non ci siamo vestiti meglio stamattina? Che c'ho i piedi congelati. Ah, quindi adesso nella seconda tappa dove arriviamo? Quindi dove andiamo? E che sarebbe? Grazie amore. 100 km qua vicino. Pronto? Pronto, pronto? Ci siamo, ci siamo. È solo per sincronizzarli. Bene amore, pronta? Sì. Non mi sembri tanto convinta. Devo iniziare ad avere caldo. Adesso iniziamo ad avere caldo. Sì. Sì, sì. Dai, Mary, riscalda un po'. Scalda, Mary, surriscaldati e prendi fuoco, così. Sì. Aspetta che esco. Aspetta, non investiamo nessuno. No, no, no. Bene. Lei? No, ce li abbiamo. Appena ce li messi. Abbiamo. Li abbiamo appena messi. Vai, metti, metti. Giustamente stamattina alle 5, no? Li mettiamo adesso. Ma sì, amore, basta prendersi un po' bene. Dai. Presa a dopo. Bene. Ciao. Com'è amore? Tutto bene? Sì, sto bene. Più tutto o meno. Bene. Più o meno. Sì, più sì. O meno, c'ho i piedi congelati, mi sento un amore. Pinguino. Ce li ho i calzini termici, Cosa? Aspetta. Ce li ho i calzini termici se vuoi. Sì, dove? Nella valigia. Davvero, li hai messi? Io ho sempre quelli termici, pure d'estate. Mi piacciono come feeling. Amore. E ci sono delle rocce così a caso, pensa. Seguiamo Dani Ametista. Sì. Bello il nome Ametista, non so perché, ma mi sì, piace. Sì, è il suo soprannome. In realtà si chiama Irene. Irene? Sì. Ah. Dobbiamo trovarti un soprannome, amore. A me? Se no ti chiamiamo Toto Girl. Toto Girl? O Toto Zavorrina. No, amore. Mi no? Piace Nico. Nico a me va bene. Sì. Nico va bene, ok. Ci stava il secondo caffè. Com'è la tazzola della bla. Scusa, mi sono impappinato, amore. Ma infatti non ho capito niente. Com'è la situazione freddo? Un po' si meglio. Sta meglio, sì sì, adesso sì. Questa felpa è sacra. Ma domani mattina ci svegliamo con calma, vero? Sì, sì, domani mattina non dobbiamo andare da nessuna parte, dobbiamo solo ritornare a Torino. Oggi è tesa perché dobbiamo fare 550 km tutti così, per cui per forza di cose dovevamo alzarci presto presto. Belli i dossi in mezzo alla curva. Allora amore, cosa... quindi approvi la tua... cioè sei felice della scelta di aver fatto questo viaggio? Sì amore, molto. Ne avevo bisogno. Ne avevi bisogno? Bene, bene. Ho bisogno di pensare un po'. Sì? Bella sta strada. Amore, ma se andiamo un po' più veloce? Come? Se andiamo un po' più veloce? Vuoi andare più veloce? Andiamo sì. Più veloce. Non
so perché, ma non mi piace stare dietro agli okay. altri. No problem. Chieda e le sarà data. Probabilmente amore mi hai abituata troppo male. Come? Mi hai abituata male ad andare di veloce, di fretta. Giusto. Bella sta strada. Figata. Poi con la visiera abbassata è tutta un'altra emozione, eh.